Massimiliano Allegri riprenderà ad allenare dalla Liga? Per il Kun Agüero il futuro sembra già scritto e De Zerbi annuncia l'addio e il suo desiderio di mercato. Buon lunedì cari amici di OneFootball, cominciamo questa nuova settimana con le nostre bombe di mercato. Intanto vi ricordo che stiamo già guardando l'Europeo che avrà inizio fra poco meno di un mese. Abbiamo già visto le formazioni di alcune squadre partecipanti, abbiamo valutato le loro maglie con una delle nostre tier list. Vi lascio tutti i link in descrizione e vi ricordo che seguiremo il torneo in maniera del tutto speciale, quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi ora per seguirlo insieme a noi. Bene, siete in compagnia di Davide, partiamo! Se ne parla da tempo, il Real Madrid e Zinedine Zidane potrebbero dirsi addio quest'estate. La bomba definitiva è stata sganciata la settimana scorsa da una testata spagnola. Telemadrid infatti annuncia come tecnico abbia tutte le intenzioni di lasciare la panchina dei Blancos. Il motivo? Sempre secondo gli spagnoli, il suo addio sarebbe dovuto alla sua stanchezza fisica e mentale e dicono inoltre che il francese vorrebbe chiudere la sua esperienza al Real con il suo terzo titolo di Liga. Un obiettivo che allo stato attuale delle cose è davvero difficile da raggiungere, però sì, c'è ancora una possibilità. Perché manca una giornata di campionato e il Real è secondo a 2 punti dell'Atletico Madrid. Per aggiudicarsi il titolo Zidane dovrebbe quindi vincere la prossima contro il Villarreal e sperare che i ragazzi di Simeone perdano contro il Valladolid. La corsa è ancora aperta, siamo quasi al traguardo e Zidane chiede massima concentrazione e non vuole sentir parlare del suo futuro. Fabrizio Romano infatti con un tweet riporta alcune parole del francese. Come posso dire ai miei giocatori che lascio il club in questa fase di stagione? Non ho detto niente ai miei giocatori sul mio futuro. Insomma, anche se il tecnico non vuole affrontare l'argomento proprio ora, la possibilità che possa lasciare è concreta, tanto che la società ha già cominciato a muoversi contattando altri allenatori per non arrivare impreparata a questa eventualità. Si è parlato di Raul, vecchia bandiera del club, ma negli ultimi giorni sempre Fabrizio Romano riporta che il club spagnolo ha già incontrato pure Massimiliano Allegri, ormai fermo da 2 stagioni. Le parti sarebbero in diretto contatto da marzo, Allegri accetterebbe volentieri l'incarico in caso di offerta, in quanto i Blancos rappresentano la sua attuale priorità. Il tecnico livornese quindi potrebbe cominciare la sua prima avventura fuori dall'Italia, a partire dalla prossima stagione sulla panchina di un club davvero prestigioso. E lo sappiamo, se Pirlo non verrà confermato, la possibilità che Zinedine Zidane venga in Italia ad allenare la Juventus è davvero alta. Guadagna 10 milioni a stagione, sì, ma a quanto pare con il decreto crescita il suo stipendio non sarà un problema. Il Kun Agüero è in scadenza di contratto con il Manchester City, si è parlato molto quest'anno dell'eventualità che possa raggiungere Lionel Messi al Barcellona e nelle prime settimane di maggio Sky Sport UK ha annunciato che il suo entourage ha cominciato a trattare in maniera seria con il club blaugrana. Tuttavia, pochi giorni fa ESPN ha parlato di opinioni divergenti all'interno della dirigenza spagnola. Non tutti infatti sarebbero favorevoli a compiere questo tipo di operazione e i motivi sembrano abbastanza chiari, l'età dell'argentino che a giugno compierà 33 anni e gli infortuni che hanno segnato le sue ultime 2 stagioni con i City. Ma durante il weekend dall'Argentina, più nello specifico dal canale Tag Sports, pare ormai certo che la prossima destinazione di Agüero sia proprio la Catalogna. Un colpo a parametro zero che è ideale per l'attuale situazione del Barcellona, che è alla disperata ricerca di un numero 9 e che in questo caso specifico potrebbe essere un colpo fondamentale anche per trattenere Lionel Messi, anche lui in scadenza. Un modo per tornare competitivi in campionato, per tornare a rincorrere un titolo che manca ormai da 2 anni. La nuova dirigenza vuole rilanciare la squadra e in questo caso potrebbe farlo in maniera sostenibile rispetto alle sue possibilità finanziarie. In Argentina sono convinti che le parti sono più vicine che mai e che restano solamente alcuni dettagli da limare. E si parla dunque di una corposa riduzione di ingaggio, in quanto al momento Agüero percepisce quasi 12 milioni di sterline. Insomma, dopo la finale di Champions del 29 maggio, Agüero potrebbe davvero dedicarsi ad una nuova esperienza, meglio ancora se fregiato finalmente del titolo di campione d'Europa con la maglia del Manchester City, che sarebbe un modo davvero incredibile per festeggiare la conclusione di un'avventura durata ben 10 anni. Leo Messi resterà al Barcellona con la compagnia del suo amico Agüero? Che cosa ne pensate di questa possibilità? Fateci sapere la vostra nei commenti qua sotto. Da almeno 2 settimane vi stiamo riportando la notizia dell'addio di Roberto De Zerbi alla panchina del Sassuolo. Ogni settimana c'è una novità e oggi possiamo parlare di uno sviluppo ulteriore, in quanto lo stesso allenatore ha annunciato pubblicamente la sua scelta dopo la vittoria con il Parma. Prima della partita contro il Genoa ho parlato con società e calciatori, ho comunicato loro che andrò via. È stata una scelta di testa soffertissima. Perché De Zerbi crede di aver dato il massimo in queste 3 stagioni alla guida dei neroverdi. Crede di aver dato il massimo assieme ai suoi giocatori e per questo motivo parla di una scelta di cervello. Non appena lo ha realizzato, ha detto ha cominciato a prendere seriamente in considerazione altre squadre e quindi l'opzione di andar via. Una decisione forte che comunque trova il supporto del direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha affermato di volerlo sostenere qualunque sia la sua scelta definitiva al termine di questa stagione, sottolineando il legame che si è creato con De Zerbi. Il tecnico bresciano quindi con ogni probabilità prenderà il posto di Luis Castro in scadenza sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, che quest'anno ha portato la squadra al secondo posto in campionato dietro alla Dinamo Kiev. De Zerbi dovrà quindi passare per le qualificazioni per arrivare ai gironi di Champions
Champions League e per farlo avrebbe già esposto le sue idee per il mercato. Una in particolare prevede l'acquisizione del cartellino di un giocatore della nostra Serie A, Stefano Sensi. I due hanno già lavorato assieme in Nerovero, De Zerbi stravede per lui tanto da affermare: Stefano è un calciatore di cui sono innamorato, ha qualità e personalità da vendere, non ha limiti. Tutto Sport poi ha inserito il centrocampista nella lista dei sacrificabili dell'Inter e così, dopo appena due stagioni, Stefano Sensi potrebbe lasciare Milano entro il 30 giugno. Una mossa che potrebbe aiutare l'Inter a sistemare il bilancio, privandosi di un calciatore che, purtroppo, per via degli infortuni non è riuscito ad esprimere le sue potenzialità. Quest'anno infatti ha giocato veramente poche partite, solamente in tre occasioni, è partito dal primo minuto. Con quale proposta la squadra ucraina cercherà di strapparlo ai nerazzurri che l'hanno riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro? Queste erano le bombe di mercato di oggi. Agüero sarà del Barcellona a partire dalla prossima stagione? E Roberto De Zerbi riuscirà a portarsi dietro Stefano Sensi? E soprattutto, che cosa ne pensate di Max Allegri sulla panchina del Real Madrid? Fateci sapere la vostra nei commenti qua sotto, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto ed iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdervi i nostri prossimi contenuti.